Questa mattina è stato convocato in prefettura a Potenza un tavolo sull'emergenza incendi. Le temperature di questi giorni, più alte della media stagionale, rendono necessario prendere provvedimenti. Nicoletta Soave. Serve una convenzione con i vigili del fuoco e serve in tempi brevi. Era necessario aspettare l'approvazione del bilancio regionale per conoscere la copertura finanziaria, ma adesso si deve fare in fretta. È quello che questa mattina il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha chiesto alla regione. L'estate non è ancora iniziata, ma il caldo torrido di questi giorni ha dato già il via alla stagione dei roghi. Per lo più sterpaglie, spesso in prossimità delle strade, ma con il passare delle settimane la situazione potrebbe diventare più grave. Siamo sicuramente a ridosso del periodo di grave pericolosità canonico, che va dal 1° luglio al 15 settembre. C'è stata fatta qualche richiesta di anticipazione, ma in qualche maniera, anche in relazione alla disponibilità delle risorse, siamo costretti a confermare un periodo, canonico, così come negli altri anni. Il rischio non è lo stesso dappertutto. Le zone più vulnerabili sono il Vulture e Alto Bradano, dove le tecniche di agricoltura utilizzate, in particolare l'abitudine di bruciare le stoppie, rischiano spesso di causare incendi accidentali. E poi la costa ionica, dove la presenza della pineta e di tanti villaggi turistici, insieme alle alte temperature, creano le condizioni ideali per i roghi estivi. Per il momento, però, la situazione è sotto controllo. Qui in Basilicata, in particolare in questo momento, non abbiamo ancora una situazione che evidenzia punti di criticità. Nondimeno, la riunione di oggi ha carattere preventivo, cioè quella di organizzare e pianificare per tempo i servizi. Il periodo di massima emergenza inizia la settimana prossima e l'obiettivo è evitare di arrivare impreparati.